Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In questo video parliamo di riforma pensioni. Infatti, secondo un ultimo studio dell'Osservatorio Previdenziale della Fondazione Di Vittorio e della CGIL nazionale, le misure che sono in programma per il 2022 nella legge di bilancio coinvolgeranno meno di un terzo della platea. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Non è una novità che i sindacati, ancor prima che sia entrato in vigore tutto il nuovo comparto per le pensioni 2022, stiano già aspramente criticando il piano di Draghi. Le misure previdenziali, infatti, della legge di bilancio nel 2022, secondo lo studio che abbiamo citato poco fa, coinvolgeranno meno di un terzo della platea del 2020. Gli studi che si basano su quota 102, la proroga dell'APE sociale con l'ampliamento dei lavori gravosi e l'intervento sui disoccupati hanno dimostrato che saranno solo 32.151 le persone coinvolte da tali misure per l'anno 2022, ovvero il prossimo, il 22,6% delle 141.918 domande che sono state accolte nel 2020. Il responsabile previdenza pubblica della CGIL nazionale Ezio Cigna ha dichiarato: dei nostri studi sarebbero solo 11.674 le domande di APE sociale per lavoro gravoso che potranno essere accolte con l'ampliamento previsto in legge di bilancio, solo 2.013 le donne che potranno perfezionare il requisito di opzione donna al 31/12/2021 dettato dalla proroga. Molte donne che potrebbero perfezionare il requisito, continua Cigna, hanno già maturato il diritto negli anni precedenti, dove l'età era più bassa di 2 anni. Dunque, a riguardo è intervenuto anche Roberto Ghiselli, segretario confederale della CGIL, che ha spiegato che opzione donna rischia di essere una misura inutile solo per poche donne, motivo per cui occorre abbassare il requisito di età previsto. Da tempo abbiamo presentato unitariamente al governo la nostra piattaforma. Su questa sollecitiamo nuovamente l'esecutivo ad aprire un confronto per una legge di riforma del sistema previdenziale, ha concluso. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.